Buongiorno, buona domenica. Oggi è domenica. Ho visto bene di festeggiare l'evento truccandomi. Guardate qua, vi acceco tutte. Allora, siete curiose di sapere se accettano scommesse? Questo è cheap o too expensive? Too much expensive. Non so come si dica. Lasciamo perdere l'inglese, Silvia, lasciamo perdere. Cosa dite? Guardate qua, che bomba. Io vi dico che vi faccio un tutorial per le feste con questo qua. Rossettazzo rosso, occhi così, cioè proprio nel classico mood. Cosa di un tutorial? Ma poi cos'è che dico? Un tutorial? Un get ready, tutorial di cosa? Non lo so, perché forse pensavo alle vecchie modalità youtubiane, non tutorial, ragazze. Un get ready, cioè mi faccio un trucco con sta roba qua. Cosa ho fatto? Sono andata a spendere soldi da Sephora stamattina? Ho aperto i cassetti, ho scovato qualcosa di low cost, pazzesco! Non ve lo posso dire, dovete aspettare il video, no? Comunque ragazzi, cioè, guardate la bellezza, cioè, e poi non si smuove, non si smuove, cioè. Sono innamorata, non finisco di guardarlo, guardate, vedete? Labbra, perché me lo chiedete sempre. Ho una chicchetta bella, perché dove l'ho messo? Lei è la matita di Charlotte Tilbury, che si chiama Lip Cheat nella colorazione iconica Pillow Talk. Quindi è lei, è Pillow Talk, ebbene sì. E poi ho il solito prodotto per le sopracciglia, la matita che mi hanno rimandato, che sapete la amo, Skinny Definer Brow Artist, me l'ha rispedita L'Oreal in quei kit che vi ho fatto vedere qualche tempo fa, e Pillow Talk Push Up Lashes, mascara di Charlotte Tilbury. Base non ne ho, ho soltanto come modalità, come ho fatto vedere ieri nell'intro del vlogmas di ieri, praticamente faccio la base con il cancelletta di Maybelline, che è uno dei miei prodotti preferiti. Lo voglio assolutamente ricomprare leggermente più scuro. Mi sa che li prenderò tutti e due, però il chiaro per illuminare un po', cioè, beh, bellissimo. Uno dei miei prodotti prefe. Vabbè, cosa ve lo dico a fare? Che ho ovviamente in quantità industriali il blush di Pretty by Flormar, il Coral Bronze della linea Baked Blush numero 03 Coral Bronze, Lola Glue di Benefit per fare un po' di contouring, e nuovo amore, appunto, come Cipria, lo sapete, subentrato e credo anche migliore di quella di Nabla, della Close Up, che è stata il mio amore per tipo 2 anni, Charlotte Tilbury. Cioè, doveva arrivare lei per farmi dire questa frase qua. Tutto qua, non vi dico cos'è negli occhi. Perché negli occhi siamo nella stessa famiglia di questo, per quanto non vi posso dire tutto. So che sembrano molto diversi, ma non è così, perché appartengono allo stesso, potrebbe essere la stessa palette, la stessa linea, con texture diverse. Non ve lo posso dire. Devo fare la misteriosa. Allora, devo andare a terminare di girare un video, il Sai Dori in cucina, che si è diviso in due parti. Una parte l'ho girata ieri, una parte la girerò oggi e poi capirete perché. E poi anche mangiarmelo, perché oggi il mio pranzo consta di quello che appunto ho iniziato a cucinare ieri per il Sai Dori in cucina e che mi mangio oggi, però.
quindi non ve lo posso far vedere il pranzo di oggi, ma stasera ci facciamo la pizza che abbiamo iniziato ieri. Il vostro vlogmas numero 11 è in esportazione. Ragazze, ieri sono stata in ritardo di mezz'ora, non è colpa mia. Avevo caricato tutto e dicevo, vabbè, starà elaborando, elaborava, alla fine dopo un'ora, erano le 8:15, mi continuava a dire che il video era in bassa qualità, cioè neanche io li metto in 4K addirittura, questo era in HD, cioè questo non era nemmeno in HD, era proprio in SD, cioè qualità pessima, bruttissima, ho detto no, non lo posso mettere così. Quindi l'ho riesportato, ricaricato, invece era un problema di YouTube, che poi dopo si è, vabbè, sono arrivata a mezz'ora in ritardo, ma io ero pronta già da un'ora e un quarto prima, però ho dovuto rifare tutto. Peraltro, se tu guardi i video, magari non sai che qua, in questa zona, qua sotto, no, qua sotto, sì, è qua sotto, tu non sai che qua sotto c'è una rotellina, non so se la vedi, e se tu ci schiacci sopra puoi scegliere la qualità massima del video, perché magari lo stai guardando in bassa risoluzione, invece puoi scegliere addirittura 4K, quindi vai a selezionare con la rotellina e scegli la qualità alta. Molto bene, noi ci vediamo dopo, perché io adesso vado a terminare appunto il setter in cucina e poi a pranzare, e ci vediamo più tardi. È una bella giornata di sole. Bella giornata di sole. Vorrei andare subito dopo a fare un giro e poi diretta in palestra appena farà buio, quindi magari esco, cioè vado così in palestra, sì. Che problema c'è con questo trucco? Il trucco è meraviglioso. Ah, sotto, non perché l'ho fatto io, perché sono fighi i prodotti. Sotto, ragazze, sto sempre utilizzando la matita che vi ho fatto vedere ieri, che è la 401. Eccola, delle matite di Kiko, la Glamorous Pencil di Kiko 401, che è questo bronzo, mamma mia, lo sto utilizzando qua sotto, veramente figo. Bon. Sulle labbra ho solo la matita, ci ho giusto tamponato un po' di questo prodotto per le labbra che ho da un botto, ma è ancora buono, non puzza, quindi lo uso, che è appunto un anti-aging lip tint, quindi un balsamo anti-age, l'ho giusto tamponato un po' per dare un po' di morbidezza, mi sembra stupendo. Peraltro quella matita di Charlotte è esattamente praticamente una tonalità P, mezza tonalità più scura delle mie labbra, ma proprio mezza, quasi uguale alle mie labbra, quindi semplicemente me le va a definire, sembra che io non abbia nulla. Secondo me questa è la matita perfetta per una sposa, ma tutta la palettina Pillow Talk più questa è proprio la tonalità giusta per una sposa. C'è questo blush luminoso che sembra che io abbia i fari. Bene, sto parlando già troppo, ci vediamo dopo. Ora, diciamoci la verità, le altre youtuber devono solo spostarsi. Cioè, guardate. Guardate la mia tenda dell'armadio. Allora, sono delle lucine a forma di stella, ma siccome hanno i fili verdi e non mi piacciono i fili verdi che stanno sopra la tenda bianca, le ho messe dietro. E poi là c'è la mia lampada al sale, le mie lucine a forma di fenicottero. Cioè, parliamone. Oh, 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 oh. Questa casa ha le decorazioni più belle di tutta YouTube. Questi sono i vlogmas più belli di tutta YouTube. Ok, ho perso il senno. Però ho tirato su un po' di cose natalizie, perché niente, mi continuate a scrivere, no Silvia, un po' di... ho un corno messo male. Ok, un po' di cose natalizie. Allora ho detto, vabbè, diamoci da fare, ragazzi. Quindi ho tirato su un po' di cose natalizie, c'ho delle corna di vario tipo, e poi ho appunto l'omino di pan di zenzero, il cappello di Babbo Natale, eccomi qua, quindi posso decorare, cioè, ma la tenda, cioè guardate la tenda, è bellissima, bellissima, al buio viene una roba fantastica. Ho anche tirato su
l'albero. Va bene, dai, facciamo un mini alberello. Mini alberello. Ok, mi sono anche dotata delle orecchie da renna. Voglio dire, l'omino di zenzero, di pan di zenzero ce l'abbiamo. Abbiamo un albero di Natale. Perché? Perché? Perché mi avete convinto voi, Silvia, fai almeno una decorazione di Natale. Allora io dal tutto al niente, cioè dal niente al tutto. Qua abbiamo delle luci, qua abbiamo un po' di tallame vario, qua abbiamo credo un vaso di Natale da ricoprire credo con della carta rossa, sì, un po' di candele perché il vaso è fucsia, non ci piace fucsia. Il figlio dell'omino di pan di zenzero, quindi c'è padre e figlio, troppo belli, li metteremo qua davanti a guardia dell'albero di Natale, erano dei bagnoschiuma credo. Altre palle e decorazioni. E voi direte, ma che albero gigante hai? Piccolissimo. E qua varie candeline a forma di Natale, di Babbo Natale, renne, ecc, che non so se andremo ad utilizzare. Allora, sicuramente andiamo a spacchettare l'albero di Natale e poi appunto a metterci un po' di palline. Thank you.
Finito, a me sembra carino, dai, anche tutte le luci che cambiano, hai custodi davanti, Babbo Natale, Pupazzo di Neve e gli omini di Pan di Zenzero, ma ragazze, non solo, ne ho fatto uno anche in cucina, abbiamo abbondato. Eccolo qua, questo era il primo alberino di Natale che avevamo preso nella stanza in cui vivevamo all'inizio a Milano 20 anni fa. Ed era così piccolino perché appunto non ci stava nulla. È un alberello spoglio, l'ho decorato io con quella stellina che era avanzata e una ghirlandina. E ho anche impiccato Babbo Natale. Ho messo il Babbo Natale qua, guardate. Carinissimo, questo è appunto un Babbo Natale tipo di lana. Mi piace tantissimo, l'ho appeso qua. Poi nella mia cucina ci sta benissimo perché è tutto rosso. Angolino caffè, come dicono le youtuber, angolino caffè decorato per Natale. Però è carino. Voilà, voilà, siamo pronti, nonostante le mangiate, tengo ancora la pancia piatta. Yes, allora, mi voglio fare una bella coda alta. E voglio andare ad allenarmi. Sto mettendo sempre le maglie con le maniche lunghe. Uno, perché c'è un freddo, mamma mia. E due, perché ragazze, devo iniziare a fare le storie, perché devo fare il primo trattamento con l'epilatore. Devo andarmi a vedere bene le specifiche di come devo fare, ma in pratica devo avere i peli di 48 ore circa di ricrescita, no? E non mi piace andare in palestra ovviamente con i pelazzi che si vedono, quindi metto le magliette a maniche lunghe anche per questo motivo, ma comunque le metterei ugualmente, perché c'è veramente 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 super freddo. E così sto meglio. Lo sapete, volevo dirvi una roba. Vi ricordate che avevo fatto una collaborazione con quel brand che vende le robe di seta? Avevo preso sia le lenzuola sia gli scrunchies. Ragazzi, gli scrunchies, cioè, aspettate che siete in bilico. E in pratica gli scrunchies di seta, ma sono una svolta, cioè io non pensavo fossero così fighi. Cioè proprio scivolano nei capelli, i capelli non mi si elettrizzano. È proprio vero che finché non provi una cosa, pensi che anche magari qualcos'altro possa essere equiparabile. No, non è equiparabile, sono veramente una figata. Bene, completino, ve lo ricordate questo brand con cui avevo collaborato? Vi dico la verità, spero che mi ricontattino. Aspettate che ho lo slip messo male. Ok, poi mi dà noia perché si attorciglia. Tutto in diretta, ovviamente, in diretta per modo di dire, però. Ok. Uso quelli di microfibra perché sennò mi danno un fastidio pazzesco. Però i completini erano veramente belli. Guardate che bello questo. Ha le coppe e poi aveva appunto questa fantasia che mi piace troppissimo. E niente, io spero che mi ricontattino perché a me la roba era piaciuta moltissimo. Se devo collaborare con qualche brand mi piace che sia veramente figa. Anche Shein è veramente figa. Cioè questi, quelli di Shein, i migliori che ho provato. Guardate che bello questo dietro. Proprio super super bello. Mi piace tantissimo. Anche la fantasia. Va bene, bene, è momento di andare. Sono 6:30. Devo salire in soppalco, a dire la verità, a spegnere queste luci perché sono attaccate al soppalco. Queste invece le spengo da qua e spengo anche la candelina, che non si lascia nulla di acceso. Qua adesso spengo tutto, ragazzi, noi ci vediamo dopo, più tardi, perché appunto vado ad allenarmi. Oggi chiudo alle 9, quindi ho tutto il tempo per fare super con calma. Ci vediamo dopo.
Mangio la pizza, sono molto contenta. L'allenamento è andato alla grande. Sono molto felice. Quando gli allenamenti vanno bene, ragazze, io canto e ballo e danzo e sono molto contenta. L'avete visto, credo, perché ho cercato di riprenderlo. Tutte le cose che avete visto, tutti gli esercizi, voglio farvi vedere una serie o due serie, insomma. Però di ogni tipo di esercizio faccio 4 serie fino al cedimento muscolare. Quindi penso a quante ripetizioni voglio fare, tipo 10 ripetizioni per esempio. In quelle 10 alla decima devo arrivare che non riesco a farne una in più, eh? Quello è il peso giusto, ok? Quale peso usare? Quello che non ti consenta di fare una ripetizione o due ripetizioni in più di quelle prefissate. Se te ne sei prefissata 10, il peso giusto è quello che ti permette di farne solo 10, non 11 e non 9 e ne posso fare, ne faccio 10 ma ne potrei fare 15. No, puoi farne massimo 10 sforzandoti come una pazza. Significa che non devi riuscire a fare l'undicesima se non con sforzo sovraumano. E già sei allora quasi lì per dover aumentare il peso, eh? Quindi deve essere quello il peso. Si sceglie così il peso da utilizzare. Per quello quando mi dicono che peso devo usare, I don't know, io non posso saperlo. Io ti dico quante ripetizioni devi fare. Sei tu che devi cercare il peso giusto per te per arrivare alla decima con estrema fatica. Se te ne do 10, se te ne do 15 uguale, se te ne do 20 uguale, se te ne do 5 uguale. Il discorso è sempre quello: arrivare all'ultima con estrema fatica. E basta, questo era il mio allenamento glutei, che faccio due volte a settimana. Poi faccio una volta quello invece per la parte anteriore delle gambe, quindi i quadricipiti. Contando che le gambe è difficile isolare bene il muscolo, cioè gli esercizi che isolano solo il gluteo rispetto al davanti della gamba, cioè il quadricipite, sono pochi, okay. La maggior parte vanno a stimolare un po' tutti i muscoli della gamba, mettendo l'accento magari su specificatamente il gluteo o su specificatamente il quadricipite. Però è difficile fare un esercizio che faccia lavorare solo il gluteo, solo il quadricipite, se non appunto negli esercizi di isolamento, che non sono tantissimi. Quindi cosa faccio? Faccio due volte la parte superiore del corpo, dorso, petto, spalle, bicipiti, tricipiti, due volte a settimana. Due volte i glutei, ripeto, facendo focus sui glutei, ma poi ovviamente si vanno un po' a stimolare tutti i distretti muscolari delle gambe. E una volta focus invece sul quadricipite, quindi sulla parte anteriore delle gambe. Per un totale di 5 allenamenti. Il sesto giorno di regola faccio un po' di cardio, un po' di addome e basta. E invece il settimo giorno di regola mi riposo, o quando magari non sono periodi così intensi come dicembre e anche così freddi, vado a fare trekking. That's it. Adesso pizza. Sono molto contenta anche che oggi YouTube non ha rotto le balls. Puntuale online il video, caricato correttamente in giusta qualità, tutto a posto, meno male. E basta, adesso quindi mi faccio la pizza e mentre si cuoce mi faccio una doccia, i capelli sono a posto, basta, quindi pizza e poi le puntate di Gomorra. Mio fratello mi ha chiamato e mi ha detto: ma hai visto che è uscito Gomorra, vero? E io: no, stavo guardando i Ferragnez. Mio fratello così: no, devi vedere Gomorra. Vedrò Gomorra stasera, ok? Non ti arrabbiare, vedrò Gomorra. Che a me, se mi levate tutti quei... quelle serie TV dove ci sono mafiosi, camorristi, spacciatori, narcotrafficanti, serial killer, tutte queste robe mi piacciono tantissimo, quindi Gomorra assolutamente. Dovevo essere una delinquente in un'altra vita, perché sono particolarmente attratta da queste vicende. Serial killer mi piacciono tantissimo, infatti The Fall c'è un serial killer, adoro. Bene, adesso pizza, sbaracco un po' qua, appendo la giacca, mi levo giusto la felpa, pizza, accendo forno, tutto in forno, doccia, mangiare. Pizza schirella, o meglio fake mozzarella, passata, capperi, acciughe tantissime, origano un chilo. Allora, forno acceso, temperatura massima potenza. Niente, sono molto allegra questa sera, di solito arrivo cotta così, questa sera invece sono bella pump, energica, perché l'allenamento mi dà sprint. Se non mi alleno sono più, come dire, più mi alleno
più sono pam pam pam. Allora, adesso divido la mia pizza in due. Guardate qua quanto è bella, super, la mia pizzetta bella di mamma, vieni qua. Allora, diamo una reimpastatina così, in modo da tagliare semplicemente la metà. Bella cicciottella di mamma. Così. Voilà. Sì, dai. Questo è per stasera. Adesso vado a prendere la farina. Anzi, volevo un po' di atmosfera natale. Aspetta. Voilà, accendo la candelina. Molto atmosfera. Bello, mi piace, mi piace. Pizza. Voilà, che roba anziana dire voilà, opla, voilà. No, però peggio è opla, secondo me. Io dico voilà, me la cavicchio. Allora, pizza, guardate quanto è bella. Dai, dovete dirmelo che già d'aspetto sembra appetitosa. Ora non so voi, ma io da sempre taglio la pizza con le forbici. Quindi adesso me la taglio tutta e via. Sprite zero, pizza, alberello, candelina. Adesso mi metto a vedere Gomorra. Cioè, cosa volere di più dalla vita? Niente, niente, oddio. Qualche idea ce l'avrei, ragazze, perché una ragazza mi ha scritto: Silvietta, se ti piace stare stella vuol dire che hai raggiunto la pace dei sensi. No, ragazze, c'è anche qualcos'altro. Potrebbe esserci di piacevole in una calda, sì, buongiorno, sto già, vedete, già sognando, in una fredda giornata invernale sotto le coperte, oltre che vedere Netflix, qualcos'altro si potrebbe anche fare dopo la pizza. E con questa perla di saggezza io vi do la buonanotte, almeno per me è notte,
Sono le 10:30, quindi è ora di mangiare la pizza e andare a letto sola a vedere Gomorra. Ahimè, non ho raggiunto la pace dei sensi. Questa è la risposta alla mia amica, che è una ragazza che mi commenta da un sacco di tempo, ma gli ho già risposto, così gli ho detto: ma che pace dei sensi. Tanto alla fine del vlog ci arrivano solo le intime, quelle che guardano sempre tutti i vlog. I pettegoli non vengono alla fine del video, si guardano solo l'inizio e poi skippano. Ciao, a domani. Ah no, dimenticavo, ovviamente mi devo sponsorizzare. Se ti è piaciuto questo vlogmas, devi lasciarmi il tuo supporto, potresti lasciarmi il tuo supporto. Quindi iscriverti al canale, attivare la campanella, lasciare like al video e ci troviamo qua domani. Fammi pensare, domani un video, perché oggi ce n'erano due, quindi se non hai visto quello delle 13 te lo lascio qua. Era un video sulla skincare, presumo. Molto interessante, l'ho fatto io, quindi interessante.